Ci sono le proteste di Farroni, forse per un fuorigioco. Farroni che viene proprio ammonito in questo momento dal direttore di gara. Grosseto che si è portato in vantaggio con il gol di Capanni, che ha sfruttato questo calcio di punizione per incunearsi dalle retrovie e battere Farroni, che continua a protestare vivacemente con il direttore di gara.